stavo controllando queste batterie, no? Porca miseria. Chi è questo tipo di roba che ti sta a fare sta batteria? Siamo arrivati qua giù. Ma dove sarò qua giù? Boh. Ovunque, una batteria, ovunque. Ovunque. Non è che ne prendiamo uno, prendiamo fatti, perché... Distesa infinita, capannone infinito. Allora, oggi siamo qua giù dove mi ha chiamato Alos, che ha un po' di oggetti. Cosa ci saranno in queste scatole? Indovinate un po'. Indovinate un po'. Questo era il primo modello Segway. Queste sono alcune delle copie che loro hanno acquistato proprio per capire come funzionava la loro concorrenza, per poi arrivare al modello definitivo. Lo c'è, così Boh! Nel senso che faccio prototipi, faccio, non è che oggi sono qui a vedere Alos, un'azienda talmente nuova che in pratica ancora non esiste, ma in realtà ha già partecipato come livello di marketing con molti eventi famosi, come ad esempio il Festival di Sanremo. Di questa Alos fanno parte un sacco di marchi, tra cui un'azienda piccolissima che proprio nessuno conoscerà, tipo Segway Italia. Sono stato chiamato da Massimo perché mi voleva far vedere come lavorano loro, non solo ovviamente i loro spazi, che come si direbbe in gergo hanno voluto forse un po' flexare, ma in realtà mi ha fatto vedere come lavorano, e c'è questo metodo abbastanza, diciamo così, innovativo, dove curano il cliente a 360 gradi, il che ovviamente mi piace molto. Per tutti i clienti che acquistano i loro prodotti si occupano loro dell'andare a ritirare il veicolo direttamente a casa della persona, portarlo in fabbrica da loro, andarlo a sistemare e poi riandarlo a riconsegnare con il furgoncino e un operatore che lo va a riconsegnare a casa della persona, il che ovviamente, come capirete, ha dei costi da sostenere abbastanza importanti. Siccome di Alos fanno parte molte aziende, non si ferma solo a veicoli elettrici, ma si fa anche a colonnine di ricarica, pannelli fotovoltaici, calpestabili anche con le macchine da utilizzare proprio come parcheggio, postazioni di ricarica per biciclette e monopattini con svariate tipologie di attacchi, ma anche barche elettriche, sistemi a idrogeno e un sacco veramente di roba. Ovviamente mi conoscete, sono voluto andarci a parlare perché credo che prossimamente sentiremo parlare di Alos, e io ho voluto metterci il mio zampino perché iniziando una collaborazione con questa azienda voglio vedere se ci sono i presupposti per iniziare a collaborare. Mi sembra, da quello che ci siamo detti a voce per ora, che ci siano ovviamente i presupposti. Bisognerà vedere nel tempo come ci comporteremo a vicenda l'un con l'altro, ma quindi possiamo dire che fixv.it si sta allargando anche sotto questo aspetto, andando a curare molte più aziende, molto più grosse. Sicuramente è stata un'opportunità infinita per me poter confrontarmi con un'azienda così grossa e formata, proprio perché ho avuto la possibilità di vedere quelle che sono le filosofie del futuro di un'azienda così. Bene, questo video e questo viaggio finiscono così. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questo tipo di video dove vado a parlare con queste aziende, se ne vorreste sapere di più di come si comporta questa azienda, oppure se in realtà non vi interessa. Noi ci vediamo alla prossima, signori. Molto buongiorno. Capatina sul mare, che non ce la possiamo far mancare vedere l'altro lato della costa a cui non sono abituato. Pizzettina sul lungomare.